professore, buonasera. Carissimo Gaeta, scusi il ritardo, è che siamo dovuti passare in ospedale a prendere alcune cose, altrimenti irreperibili. Va bene, vedremo di andare più veloce, eh? Stia comodo, conosco la strada. Sonia, che ci fai qui? Il mio lavoro, anestesista, e lasciami. Anestesista? Ma se non mi sapevi fare neanche la pulizia dei denti qua a studio? Ma che ne significa? Ti ho lasciato 2000 messaggi in segreteria, troia, perché non mi hai richiamato? Perché? E lo chiedi pure. Perché sei un schifoso violento, sei malato, ecco perché. Gaeta, perché due persone? L'altro è il donatore. Allora c'è anche un cuore da spiantare. Questo ovviamente cambia il mio onorario. Sonia, tesoro, inizia a preparare le cose. Controlli che ci sia tutto. Io sono pronto in un attimo. Sei diventata la sua amante, vero? E anche se fosse, tu non hai nessun diritto. Io ti ho fatto avere anche il permesso di soggiorno. Perché? Per soggiornare adesso c'ho bisogno del tuo permesso? Ferranti mi sposa. Ti sposa? Lo sa Ferranti che battevi sulla Colombo? E lo sa Ferranti che gli hai tolto due denti buoni? Ti sei diventata l'amante di quel vecchio porco. Sì, almeno lui ce l'ha bello tosto. Come dice, signorina? Dico, è tutto a posto. Bene, 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 bene. Come tutto a posto, Sonia? Ancora così stiamo. Dammi almeno un minuto, professore. Oh, 30 secondi, Sonia cara. Sonia cara, che vomito. Come dice? L'acido. Devo prendere l'acido in macchina. Che acido? L'acido, per il donatore. O preferisce che gli facciamo un bel funerale con i pennacchi bianchi? I pennacchi bianchi? Ma che dice? È impazzito. Si era convenuto che mi avrebbe assistito. Ma non ti preoccupare, ti assisto io. No, mio piccolo fenomeno. Non ti spaventa niente. Però prima andiamoci a lavare per benino tutti i germini dalle manine, eh? E mettiti il camicino pulito. Corri.